Eccoci qua con un sorriso smagliante e bellissimo, amici di Efest, salve a tutti. Oggi ho veramente il grande piacere, l'onore e sono proprio felice, la gioia di avere con me e di chiacchierare un pochino con una donna che stimo tantissimo, che è un personaggio davvero incredibile, ma tra un pochino la conoscerete per chi già non la conosce, insomma. È una di quelle persone che attraverso la sua penna ci regala tante emozioni, sia su carta e soprattutto su immagini, insomma. Quindi è una donna che si racconterà e vive di emozioni. Benvenuta e grazie di aver accettato il nostro invito a Paola Mammini. Grazie, ma grazie a voi di avermi invitata, mi fa piacerissimo, spero di non piacerissimo, già subito mi sono impappinata, spero di non deludere nessuno con le mie chiacchiere, ma insomma cercherò di dare il meglio di me per quanto possibile in questa situazione un po' bizzarra per tutti. Paolo, allora, innanzitutto ti trovo abbronzatissima. Sì, perché ho la grandissima fortuna di abitare in una piccola, piccola casa in periferia a Roma, ma con un grande, grande, grande giardino che ovviamente ho scelto in quanto malata, pazza d'amore per la mia cocherina. Quindi è una casa che ho scelto soprattutto, fondamentalmente per lei. E in questo momento si sta rivelando veramente incredibile avere un giardino molto grande, perché lo sfrutto tantissimo, mi metto a lavorare fuori, sto con lei, quindi non sento. A differenza di altri, non sento questa clausura, almeno da un punto di vista pratico, in maniera troppo, troppo tosta. Quindi ringrazio Diana per avermi fatto scegliere questa casetta. Sono 200 metri quadri di giardino, vorrei dire. La casa sono credo 45, quindi insomma, ecco, vado molto bene. Ottima scelta, Diana, sei stata, hai letto nel futuro. Esatto. Poi, tra Soprattutto il l'altro, campo del guarda, giardino. io non la conosciamo, sappiamo che la ami tantissimo. Tantissimo, sì, in maniera spudorata proprio, spudorata, sì. E se non sbaglio, correggimi se sbaglio, lei è anche inserita come personaggio in alcune delle tue sceneggiature. Certo, l'ho inserita soprattutto come personaggio in Tutta colpa di Freud, perché ai personaggi di Claudia Gerini, Alessandro Gassman, marito e moglie, è venuta l'idea appunto di fargli avere un cane. E chiamarlo, e Alessandro lo regala alla moglie, a Claudia Gerini, perché siccome Claudia Gerini con lui è una donna molto fredda, gli dà il nome Ti amo, perché almeno dice quando lo chiami tu sembra che dica a me Ti amo. E quindi poi ho buttato lì a Paolo Genovese, che ringrazio sempre, che poteva essere Diana, quel cane, anche se ovviamente il mio cane non è un cane da cinema. La cosa è piaciuta perché i Cocker non si vedevano da tanto nel cinema, mentre un tempo molto di più. E quindi è stato un po' un azzardo perché, appunto, non essendo un cane da cinema, poteva non essere all'altezza. Invece è stata bravissima. E quindi, insomma, c'ho il mio cane in un film per sempre. Vabbè, bellissimo. Fantastico. Sì. Ed è una delle poche volte in cui l'accezione che spesso si usa per un attore, reciti come un cane, insomma, non è un'offesa, anzi. E poi vorrei raccontare un piccolo aneddoto a proposito di questo che proprio mi rende molto, molto insomma, onorata di avere questo cane, perché Alessandro Gassman, quando ha saputo che si sarebbe trattato di un cocker, ha detto no, per carità, perché io sono stato morso da un cocker, cosa che io mi sento dire da tantissime persone, perché oggettivamente i cocker non sono dei cani facilissimi, ma la mia l'ho educata bene, nel senso che ci ho speso veramente tanto, tanto tempo, per cui non ha mai morso nessuno. Quindi quando ho detto ad Alessandro, guarda, fidati perché Diana non ti morderà mai, invece poi sono diventati una coppia irresistibile. Vedere Alessandro Gassman con lei così è stato bellissimo. Ecco. Fantastico. Allora, Paola, io dico, do qualche piccolo flash di te, di quello insomma che so. Sei romana, hai cominciato con un bizzarro e veramente particolare diploma superiore in, se non dico male, scienze dell'alimentazione. Sì, esatto, istituto professionale di scienze per l'alimentazione, una scuola che non esiste più, perché io in realtà volevo fare da grande la veterinaria, appunto, e quindi questa scuola qua mi sembrava quella più giusta da fare per poi andare a Perugia e fare veterinaria. Poi a 17 anni, così, ho deciso che invece volevo fare l'attrice di teatro e quindi facevo sega a scuola per andare a studiare alla Biblioteca Burcardo a Roma e sapere tutto quello che potevo sapere di teatro, non venendo da una famiglia di teatranti, ma un impiegato e una casalinga,
E ho provato a fare l'esame all'Accademia d'Arte Drammatica ed è andata bene, quindi ho fatto 3 anni d'Accademia d'Arte Drammatica, ho cominciato subito a lavorare in teatro e per 10 anni è stata una vita meravigliosa che rifarei tutta proprio. Quindi insomma è veramente casuale la scelta, diciamo, di questo istituto, che però è stato interessante fare, perché di alimentazione so, non di cucina perché sono negata in cucina, ma di alimentazione, se tu mi vuoi chiedere qualcosa sui glucidi, lipidi, ancora qualcosa mi ricordo. E quindi sì, ho cominciato a fare l'attrice continuo a fare. Ti ascoltiamo con grande interesse. E ho fatto per 10 anni tournée anche importanti, perché ho avuto Diana! Ho avuto la fortuna di recitare per 2 anni con Ugo Tognazzi nell'Avaro di Molière, per cui sono stati, insomma, delle esperienze veramente molto belle. Però ho cominciato subito a scrivere anche così, distinto, delle piccole commedie per il teatro che sono riuscita a mettere in scena come si faceva una volta, cioè con gli amici, ognuno metteva un tot, cioè proprio piccole scenografie, teatrini, soprattutto al Teatro dell'Orologio. E devo dire che già dalla prima, che si chiamava A cena con Woody, dedicata a Woody Allen, perché Woody Allen per me è il mio mito assoluto, è andata molto bene, nel senso che sentivo la gente che, lo devo dire, rideva, cioè sembra che me la tiri, però rideva tanto, e quindi piano piano ho cominciato a scrivere sempre di più, a mantenere il lavoro delle attrici, però devo dire che la scrittura mi ha preso sempre, cioè la soddisfazione di vivere la tua giornata davanti a una tastiera di un computer, pensare tutta sola, e poi riuscire a scrivere qualcosa che dà qualcosa a uno spettatore, è una sensazione bellissima. Io ho un grande rispetto degli spettatori e quindi quando scrivo veramente, cioè sono tostissima con me stessa, perché penso sempre che le persone poi escono di casa, devono prendere la macchina, il parcheggio, pagare il biglietto del cinema, cioè è un impegno molto molto importante, per cui non posso fregarli, cioè è giusto che io stia anche 18 ore di seguito su una battuta, se quella battuta poi funzionerà e genererà un sorriso o un'emozione nello spettatore. E quindi ecco perché piano piano la scrittura ha sempre preso più piede nella mia vita. Ho fatto anche radio, ho fatto doppiaggio, ho scritto per dei giornali, cioè ho fatto tante cose, ma alla fine ho fatto il corso di sceneggiatura in Rai Script, che purtroppo non esiste più, che è un corso fantastico, e da lì la mia vita, diciamo, di sceneggiatrice è iniziata. E io mi sono accorta, facendo il corso di sceneggiatura, che è stato utilissimo per acquisire delle tecniche per passare dal teatro alla scrittura per la TV o per il cinema, però evidentemente senza saperlo alcune cose già ce l'avevo, è una parola orrenda, introiettate quando scrivevo per il teatro, perché la costruzione, diciamo, la scaletta erano, solo che avevo bisogno dal farlo istintivamente a farlo con una competenza giusta per poi buttarmi in questo mondo. È stata dura, perché è un lavoro durissimo, è un lavoro bellissimo, dove, ecco, se guardo così è come se guardassi tutti, ok? Certo, certo. Un lavoro bellissimo, un lavoro che dà un sacco di soddisfazione, ma è durissimo, sappiatelo, cioè non basta saper scrivere e avere degli spunti per cui uno pensa di poter fare chissà che. È durissima, si passano tantissimi periodi con grossa difficoltà di pagare l'affitto a fine mese e le bollette, perché è un lavoro molto molto precario e insicuro, però poi se uno piano piano, insomma, ci crede e non molla, beh, allora le soddisfazioni arrivano. Non necessariamente quelle economiche, perché io sto ancora qua in affitto, mi va benissimo così, ma proprio la soddisfazione di vedere che tutti i tuoi sforzi, tutto il tuo impegno, tutta la tua passione, forse, insomma, hanno avuto un senso. Beh, soddisfazioni ne puoi raccontare, ce ne racconterei tante, tantissime, anche riconosciute a livello nazionale e internazionale, con premi importantissimi. Probabilmente la più grande, conoscendoti un po', la più grande soddisfazione è quella veramente di essere felice e soddisfatta di aver tirato fuori il meglio di te. Sei una donna dal grande talento, sei una donna che ha tantissimi, in qualche modo, fuochi sacri che bollono un po' qua e un po' là. E un altro grande talento che ti riconosco è quello di riuscire a prendere tutti quanti e farli convogliare in un unico canale creativo, no? Tu hai sempre detto che ti sei formata attraverso i film, ma anche attraverso le mostre, attraverso il cinema, attraverso la musica, attraverso tantissime forme d'arte. Quindi hai assorbito e poi hai tirato fuori un tuo stile che è assolutamente unico e pungente. E poi una
cosa molto bella che mi piace ricordare. Tu hai questa vocazione, leggevo in una bella intervista che hai fatto, per il rischiosissimo mestiere di ricercatrice di emozioni. Ora, in questo periodo storico, sapere, percepire, vedere, parlare con una persona che di mestiere va a ricercare le emozioni è un'emozione in sé, e quindi è una cosa bellissima. Sì, io ti ringrazio molto. Sì, devo dire che tutta la mia vita è ispirata a questo, sia da un punto di vista personale, nelle relazioni con le persone, nella mia professione. Penso di essere stata una figlia impegnativa per i miei genitori, che ringrazio tantissimo, perché appunto papà è impiegato, mamma casalinga, ma come se fossero delle persone con quattro lauree, per quante curiosità avessero, per cui veramente mi hanno dato stimoli fin da piccola, tantissimi e bellissimi. Questo però ha fatto, cioè, se voi mi riempite di stimoli, poi non vi potete aspettare che io diventi una un po' quadratina, no? Perché la voglia di sperimentare, la voglia di conoscere, la voglia di vivere più vite possibili in una stessa vita ti portano poi a fare un sacco di cazzate, cosa che io devo dire, cioè, ho avuto un talento notevole in questo, però credo anche di averti fatti molto divertire, per cui questa cosa qui, questo buttarmi a capofitto in una passione, decidere di fare una cosa, poi un'altra, ho fatto veramente tantissime cose, sia, che ne so, nello sport, nel tipo di hobby che ho avuto, di tutto e di più. Questo però poi che ha portato intanto che ancora oggi non ho smesso di ricercare le emozioni, cioè sono comunque una persona che ha bisogno di vivere, piango per qualsiasi cosa, sono terribilmente, terribilmente emotiva, è anche un po', come dire, mi fido un po' di tutti, cioè sono un po' cretinetti, ecco. Però questo fa sì che poi proprio questo cercare di prendere di tutto e di più dal di fuori fa sì che poi questa roba evidentemente lavori dentro di me, e quando mi metto lì a scrivere, quindi a creare, a costruire dei personaggi che non esistevano, probabilmente c'è una credibilità, una verosimiglianza in quello che scrivo, proprio perché ho l'occhio attento a tutto. Sono di una sensibilità tremenda, credo mi si legga in faccia a qualsiasi tipo di emozione io provi, nel bene e nel male. Però ho 56 anni e che ne so, non dico mi sento una ragazzina, perché sarei stupida, perché a 56 anni, se non hai acquisito un po' di maturità, sei un imbecille. Però ancora non sono rassegnata da nessun punto di vista, ecco. Sì, non sono rassegnata. Grazie per queste tue parole, che in qualche modo raccontano qualcosa di veramente intimo. Con te si va sempre dall'altra parte, ed è una cosa che io amo tantissimo, si va sempre in quello che è il territorio più intimo, più umano, più personale e più emozionante, quindi è bellissimo. D'altronde sei una donna che ha cambiato 21, forse 22 case in affitto, che ha cambiato tre mariti. Ora ci siamo fermati o continuiamo? Chi lo sa? Ti sembra una cosa, perché cambiare casa, cioè, ho avuto tre mariti, è più carino, perché ho cambiato tre mariti. Il senso era quello, dai, in un modo o nell'altro, insomma. Esatto. Però anche questo fa parte del, diciamo, del personaggio Paola, nel senso che tutte e tre le volte, io quando ho detto quel mio sì rigorosamente al comune, con cerimonie semplici, con gli amici, cioè non è mai stato per me il matrimonio una cosa che ho detto, oddio l'abito bianco, mai, cioè per me il matrimonio non era una cosa importante, però come dico sempre, mi hanno chiesto tutti e tre che fai, gli dici di no, sembra brutto, al di là della battuta, quando ho detto quei sì, io li ho detti sicura che sarebbe stato per sempre, cioè non è che ho fatto un calcolo di qualche tipo, poi non è stato per sempre, ma il problema credo di, cioè che sia io, che non sono proprio tarata per le relazioni di lunga durata, cioè per la vita di coppia, ecco, credo che sia questo, quindi il problema è tutto mio, però rifarei tutto, io sono contenta di, quando mi dicono, madonna, cosa non hai capito del primo, non è questo il problema, è che appunto anche lì mi sono buttata assolutamente senza rete e preda delle emozioni, posso solo dire che quando sono arrivata al secondo matrimonio e sono andata da mio padre e mia madre dopo pochi mesi a dirgli, vi devo dire una cosa terribile, mi sa che io e Roberto ci separiamo, mio padre ha detto aspetta un attimo, è andato in frigo, ha preso una bottiglia di prosecco e abbiamo, perché avevano capito molto prima di me che stavo facendo un'ennesima cazzata, però insomma anche questo lo vivo con,
non so loro, ma io lo vivo con grande serenità. Ecco, adesso sono, come dico sempre, buongiorno, mi chiamo Paola Lammini e sono 12 anni che non mi sposo, per cui insomma, questa è la mia situazione. Però anche il modo in cui racconti con leggerezza e con simpatia eventi che probabilmente hanno avuto anche degli aspetti negativi, ma che avranno, sono certo, ti avranno trasmesso e ti avranno stimolato anche nel tuo lavoro, anche nell'ideazione, nella creazione di nuove storie da raccontare. Fra l'altro hai scritto e coscritto tantissime serie di grandissimo successo, ne leggo solo qualcuna, Immaturi la serie, vabbè non ne parliamo proprio, che è insomma girata da Paolo Genovese, con cui poi hai avuto veramente un'esplosione di notorietà e di importanza, riconosciuta da premi quali il Tribeca Film Festival, il David di Donatello, il Ciak d'Oro con il film Perfetti Sconosciuti. Fantastico, uno dei film italiani più intelligenti, geniali, originali degli ultimi 20 anni probabilmente. Ne sono assolutamente convinto. Io quando sono uscito da quella sala facevo quasi fatica a credere, a immaginare che potesse essere un film italiano, non perché non ami il cinema italiano, assolutamente, perché aveva degli stilemi e delle dinamiche assolutamente nuove, controcanti, e quindi complimenti. Com'è nata l'idea e raccontaci il periodo creativo che ti ha portato a scrivere questo capolavoro che è Perfetti Sconosciuti? Allora, intanto, che tra l'altro aggiungo hanno rifatto con remake in tutto il mondo, in Francia, Cina, Turchia, Giappone, Russia, ed è pronta anche una versione hollywoodiana dove, se non ricordo male, dovrebbe recitare Charlize Theron, quindi insomma un film amato a livello planetario. Tra l'altro era già pronta quella hollywoodiana perché se l'era accaparrata Weinstein. Poi con tutto quello che è successo è stata messa un attimo da parte, però insomma c'era il fattaccio. No, la cosa, intanto, no, io ti ringrazio di tutti questi complimenti che poi vanno divisi per 5, perché l'abbiamo scritto in 5. Quello che posso dire è che però io sono l'unica sceneggiatrice donna, in questo sono solo io, quindi questo insomma lo posso vantare. È andata così che io già avevo lavorato con Paolo Genovese, con cui avevamo già capito che il nostro sodalizio potesse funzionare. Lui stava iniziando a scrivere un altro film sempre con Paolo Costella, Rolando Ravello e Filippo Bologna, e io stavo cominciando a scrivere, mi sembra Immaturi, credo, o forse altro comunque. Poi dopodiché gli viene in mente questa storia perché succede che un amico di un suo amico, o un suo amico, questo sinceramente non lo dico, ha un incidente in moto. Credo che sia finito forse in coma per 2 giorni, insomma una cosa così, no, però poi si è salvato. Alla moglie hanno dato tutti gli effetti personali, tra cui il cellulare, e lei nel cellulare ha scoperto la doppia vita di suo marito totalmente, cioè proprio non se lo sarebbe mai aspettato, per cui quando comunque lui è uscito dall'ospedale lei ha chiesto il divorzio. Allora da questo piccolo caso vero a Paolo è venuto in mente di costruire tutto il film su questo tipo di cose, ma non solo, però parlando di tradimenti, proprio di segreti, ipocrisie che ci possono essere tra le persone, perché anche se ormai i cellulari sono entrati a pieno titolo nelle serie e nel cinema, però tutto un film utilizzando il cellulare come uno strumento per parlare d'altro, per parlare di relazioni, poteva essere interessante. Quindi sono stata cooptata in questo gruppo e abbiamo cominciato a lavorare alla sceneggiatura. E devo dire che sono stati dei brainstorming particolarmente intensi, perché per riuscire ad essere sinceri, credibili, verosimili, abbiamo fatto un po' come tutti, anche questa è una brutta parola, però non autocoscienza, però ognuno di noi si è messo parecchio in gioco a tirar fuori un'idea di parte nera che ognuno di noi ha. Quindi anche se si ride abbastanza con Perfetti Sconosciuti, però c'è... Cioè siamo andati molto in profondità per costruire tutto quello che abbiamo costruito. Il risultato è un film credibile in cui la gente si riconosce e la cosa che io dico sempre che mi piace tantissimo di Perfetti Sconosciuti è che comunque non giudichiamo nessuno. Cioè mettiamo in scena dei personaggi che potremmo essere noi, ognuno con delle sue piccolezze e tutto, però non li giudichiamo, cioè non è un film giudicante, è un film che dice va bene continuare a vivere nascondendo, siamo sicuri che questa sia la strada giusta per trovare la serenità. E quindi insomma la cosa che posso dire è che non ci aspettavamo assolutamente il successo che ha avuto, non ce lo aspettavamo proprio, perché comunque un film girato in una casa, in una sola stanza e tutto, sì magari poteva diventare una
un piccolo cult, ma invece io mi ricordo l'anteprima all'Auditorium di Via della Conciliazione, l'esplosione di applausi alla fine, e noi così, cioè, ma una cosa, ovviamente ho pianto, stava a sentirlo, le lacrime. E quindi sì, è stato un'intuizione geniale di Paolo, la sua capacità poi di costruire, diciamo, anche da un punto di vista di regia tutto quanto, e poi il divertimento nello scrivere una sceneggiatura che è una sceneggiatura a orologio, perché non è che c'è primo atto, secondo atto, cioè dovevamo calibrare quando far uscire uno squillo di telefono piuttosto che un messaggio, una mail, quindi insomma è stato molto molto interessante e divertente da un punto di vista creativo, molto bello veramente. E poi io mi assolutamente diverto. Perfetto, insomma, sì. Sì. Paolo, il tempo a nostra disposizione, io parlerei, lo sai, tantissimo con te, anche perché è sempre bello attingere anche dalle vite, dalle esperienze di una persona che ne sa tanto, che ha vissuto tanto e che ci ha regalato tanto. Sì. Vorrei che ci raccontassi qualcosa di te rispetto alla Paola Mammini, scrittrice di libri. Immagino che scrivere un romanzo sia diverso, abbia delle dinamiche un po' diverse, sì, dallo scrivere una sceneggiatura per una serie o ancora di più per un film. È diverso intanto il lavoro che si fa prima di cominciare proprio a scrivere praticamente, almeno nel caso io appunto ho scritto 4 libri, però a uno tengo particolarmente, che è Non puoi sapere anche l'amore. Ecco, per Non puoi sapere anche l'amore, siccome avevo ben chiaro quello che volevo riuscire a provare a dire attraverso questo libro, è la mia idea proprio di quello che sono, di quello che è il senso dell'amore, non in un senso sentimentale melenso, ma proprio come agisce dentro ognuno di noi. Quindi per farlo prima ho letto tantissimi libri, mi sono preparata su tutto quello che è l'inconscio e quindi ho letto molti libri di psicanalisi e tutto. Poi mi sono fatta una ipotesi di scaletta nella mia testa che ho buttato giù, ho costruito i personaggi, quindi questo è abbastanza simile a quello che si fa in un film. E poi mi sono data un rigore pazzesco, cioè mi sono presa un tempo in cui non ho fatto altro che svegliarmi la mattina, mettermi lì, scrivere, e piano piano esce fuori questa valanga di parole, di considerazioni, anche un po' troppe, e per cui ho fatto quello che di solito può fare una casa editrice, cioè mi sono autoeditata, perché il libro era tipo 400 pagine, l'ho riletto e mi sono messa dalla parte, guardandomi dal di fuori, ho detto, vabbè, ma quanto compiacimento c'è in questa cosa? Leviamolo, no? Un po' di compiacimento autoriale. E quindi, sì, perché ti scappa, perché poi ti innamori anche delle parole, oltre dei contenuti. E quindi, piano piano, ci ho messo un anno, scrivete con una sceneggiatura, si scrive in meno. E però è particolarmente bello il rapporto con i personaggi di un libro, perché succede anche in un film, ma con loro di più, perché sono di più l'anima tua, perché sei sola col libro, non sei con gli altri sceneggiatori, non c'è un produttore, è un rapporto, per cui i protagonisti di questo libro, cioè proprio quando andavo a dormire stavano lì che dicevano, vabbè, ma allora quando ti svegli e torni da noi, quando, cioè, scalpitano per essere raccontati, ed è una cosa, può sembrare assurda, ma è così, cioè finché, e quando mi ricordo sono arrivata alla fine, è stata tostissima, perché da quel momento in poi loro avrebbero avuto una vita a parte che non mi apparteneva più, e come li avrebbero trattati nel mondo, capito? Quindi c'è quella cosa, e invece no, devo dire, poi sono stati apprezzati. E quello che è successo, il libro li hanno trattati molto bene, che è un libro a parte bellissimo, che sta avendo tanto successo, quindi sono personaggi che tu hai amato, ma che ci hai regalato, e insomma li abbiamo amati anche noi. Io ho ricevuto tantissime, che è bellissimo, mail, messaggi di persone che l'hanno letto, e devo dire che una delle cose che mi ha fatto più piacere, ha detto, è un libro che fa stare bene, cioè più di questo, no? Ma lo posso far vedere? Posso farlo? Eccolo qui. Io vorrei veramente, siccome il nome è femminile, Paola Mammini, e il titolo è Non puoi sapere, si vede? Non puoi sapere, si vede, avvicinalo un altro po'. Perfetto, non puoi sapere anche l'amore, c'è chi può... Splendido. Che sia una robina un po' melenza, no, per niente. Assolutamente. Sarebbe il mio genere, diciamo. Ecco. Grazie, che mi sono fatta pubblicità, ti ringrazio.
Dimmi Paola, due parole su un altro libro che io ti dico la verità ancora non ho letto e che raccontato così com'è mi ha dato molto l'idea di poter essere in qualche modo una sceneggiatura, che è Lettere, lo leggo testualmente, d'amore per uomini, aperta parentesi, chiusa parentesi, perfetti, aperta parentesi, tanto alla fine sono tutti uguali, chiusa parentesi. Casualmente sta qua, ma guarda, Che casualità! guarda che casualità, ma guarda un po'. Ma tu davvero pensi che noi uomini siamo Allora, tutti uguali? Dimmi la verità. voglio dire una cosa. Quando sono stata coinvolta a scrivere questo libro da Anna Di Cagno, che è la giornalista e scrittrice che ha avuto l'idea e che ha coinvolto me, Elena Merini e Matteo Di Biasio per scriverlo, abbiamo avuto degli incontri bellissimi e abbiamo cominciato a scrivere questo film, questo libro, Lapsus. Sul titolo ovviamente c'è l'editore che poi no, ti fa delle proposte e tutto. Alla fine siamo giunti a Lettere d'amore per uomini imperfetti. Io soltanto quando è stato pubblicato ho letto, tanto alla fine sono tutti uguali, e ovunque vada a parlare di questo libro, anche se vado contro il mio editore, cioè voi questo tanto alla fine tutti uguali, andrebbe proprio cancellare. Io non solo non lo penso, la trovo una grandissima, scusate, cazzata. Tutti siamo uguali e tutti, non si, e tutti siamo diversi. Che vuol dire che tanto alla fine siete tutti uguali? Io lo trovo offensivo anche, scusa per il lavoro che abbiamo fatto nel libro, che non dice che siete tutti uguali. Anzi, siamo noi che ci mettiamo in gioco rispetto alle relazioni col maschio e poi chiaramente parliamo di un maschio, ma tanto alla fine sono tutti uguali, proprio è il sottotitolo che non ci doveva essere. Per cui figurati quanto sono d'accordo con te quando prima mi hai detto, ma secondo te no. E meno male che non siete tutti uguali, tra l'altro, se no, quindi tutto il cliché che voi siete quelli cattivi che non richiamate e che no, no, siamo tutti esseri umani, ognuno si comporta per come può, ama come può, e se quello non ti chiama, fatte due domande e smettila di aspettare che ti chiami, no? Chiamalo tu, cioè, non lo so, insomma, no, non siete tutti uguali, no, ecco. Però, Benissimo, torniamo sul fatto che quella frase sotto il libro, che mi dicono essere tra l'altro molto 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 intelligente, molto... Che dici? Ne uscirà un film da questo libro, secondo te? Ce l'hanno già chiesto, quindi potrebbe essere che succeda. Perché l'idea di Anna è stata proprio carina, cioè noi siamo quattro donne che scrivono una lettera d'amore a un uomo che compie 50 anni, ma è lo stesso uomo, solo che io sono la ex storica. Elena Merini è l'amante, Anna Di Cagno è la socia in affari e Maria Di Biase è la moglie. Per cui ognuna di noi scrive con sincerità delle cose ad un uomo. Ma sembrano quattro uomini diversi, come è normale, perché per me lui è una cosa ed è stata una cosa, per la moglie un'altra. Quindi, insomma, in questo gioco di incastri delle lettere è divertente vedere come appunto poi sia noi donne siamo appunto, ognuna di noi è diversa e quindi vive le emozioni e l'amore in maniera diversa, e anche lui con ognuna di noi è diverso perché siamo. Quindi devo dire, sì, e poi se posso aggiungere una cosa, io ho avuto la fortuna di lavorare. E di conoscere Carlo Verdone, che è un uomo meraviglioso, e loro mi hanno detto: beh, certo, sarebbe carino se Verdone facesse la prefazione. Io ho detto: beh, sì, glielo posso chiedere, però. Cioè, lui aveva appena finito di girare il suo film, doveva fare la post-produzione. Gli ho chiesto questa cosa, lui ha detto: sì, però fammi leggere il libro, ovviamente. E mi ha detto: guarda, vai, io non ce la faccio perché. E poi alla fine invece l'ha fatta. L'ha fatta ed è deliziosa, quindi veramente una bella persona. Sono quelle carezze emotive che, a proposito di emozioni, no? Bello, È quindi anche insomma. un bellissimo riconoscimento da un grande artista italiano quale Carlo Verdone rispetto a un libro che ha amato, apprezzato e quindi ha lasciato anche il suo segno all'interno di questo. Regalo, proprio così, un regalo d'affetto, quindi bello. Sì, io so che si divertono molto nel leggerlo, quindi visto che c'è la L'hai cosa. fatto vedere giustamente senza il sottotitolo, che è perfetto. No, mi innervosisce da morire quel sottotitolo proprio. Poi l'hanno fatto a nostra insaputa. Oh, cattivi. Paola, il tempo a nostra disposizione non è tantissimo. Io avrei tantissime cose da te e quindi sono sicuro che ci rincontreremo, parleremo ancora, perché è sempre tra l'altro un piacere umano e professionale. Però vorrei chiederti due piccole cose. La prima,
quando ti vedremo ancora al cinema, dove potremo ancora godere delle tue geniali, emozionanti storie piene di vita e adrenalina. E poi, visto che sei una donna di spettacolo, sei partita dal teatro, hai fatto TV, sceneggiature, libri, cinema, qualsiasi cosa, il tuo rapporto col cinema è, dimmi, 2, 3 film o registi che hanno veramente segnato la tua infanzia, la tua vita, la tua crescita e la tua formazione, e che sono ancora nel tuo cuore come delle bolle di emozione sempre vive. E allora, per quanto riguarda quando si vedrà al cinema qualcosa, purtroppo, essendoci questa situazione che speriamo piano piano, insomma, vada migliorando per tutti, perché appunto io sorrido, ridiamo ed è bello che entrambi lo facciamo, però siamo veramente in un momento tostissimo. E quindi adesso dovevano cominciare le riprese di un film che ovviamente sono ferme, non si sa quando riprenderanno. Film di cui ancora purtroppo posso parlare poco, ma è una cosa che sono stata molto contenta di scrivere, davvero, un progetto interessante. E poi, insomma, il lavoro dello sceneggiatore è questo. Io ne ho scritte di cose in questi 2 anni, poi prima che prendano il via e si vedano sullo schermo possono passare anche 2 o 3 anni, per cui sembra che tu non stia lavorando, in realtà per fortuna sì, adesso ho cominciato a scrivere un altro film e ho cominciato anche un altro romanzo che però ho messo un po' da parte perché non sono stati giorni facili all'inizio di questa clausura perché i pensieri non sono, cioè la creatività va da un'altra parte, ti chiedi anche ma ha senso scrivere un film, ha senso scrivere un libro, poi dopo ti dici sì perché in fondo è quello che sai fare ed è giusto farlo, no? Però ti sembra che sia una scelta, cioè che si debba fare di cose più serie che scrivere, però io quello so fare. Per quanto riguarda i film, allora, C'era una volta in America, e quindi Leone, tutto Woody Allen, tutto, ma tutto, cioè anche quei film minori, per me comunque Woody Allen è, cioè tutti i film di Woody Allen, tutta la sua ironia, tutta la sua capacità di guardare la psicologia in quel modo meraviglioso che fa. Betty Blue di Luc Besson, Trance de la Matin, è uno dei miei film proprio cult. Per altri versi, tutta la cinematografia di Clint Eastwood, anche se non è che sia lui sempre lo sceneggiatore, però comunque la sua regia secondo me è una sceneggiatura. E quindi, per dire, I ponti di Madison County è un altro film per me importantissimo, che come racconta l'amore adulto con una grazia, con questa cosa di nostalgia, ma anche poi di stuporone per riconoscere ancora che puoi avere delle emozioni adulte, molto bello. Ecco. Poi probabilmente ne sto dimenticando 250 miliardi, però questi sono quelli che così adesso mi rivedrei tutti quanti, sì, sì. Però Woody Allen rimane il mio mito assoluto. Concordo, uno dei miti che condividiamo, anche io lo amo in maniera esagerata, quindi fantastico. Allora, utilizziamo questo tempo, raccomandiamo anche di utilizzare questo tempo per leggere bei libri, per leggere i tuoi libri, per recuperare tutta la filmografia di Woody Allen, che è stupenda, è veramente incredibile, è per cercare sempre di emozionarci e non mollare mai il nostro spirito creativo. Mai. È veramente un privilegio poterlo fare, poter pensare e occuparsi di queste cose. Io mi sento molto privilegiata, davvero. Paola, ehi. Ci risentiamo prestissimo. Io nel frattempo ti ringrazio tantissimo. Sei un fiume di parole ed emozioni insieme, ti ringrazio di questo. Perché io poi parto, però tu fermami se vado in direzioni, capito? Assolutamente, siamo andati nelle direzioni più belle, più giuste e più naturali possibili, quindi ci risentiamo molto presto. Intanto un grosso in bocca al lupo, buon lavoro, salutaci l'attrice cane, insomma, che è di là e che ogni tanto si è fatta sentire. Esatto, sei la protagonista assoluta sempre, sì. Grazie mille, davvero. Dai. Ti mando un bacione, a presto. Fantastici, grazie. A te. Ciao Paola.